fuori? Ma non lo so, sinceramente. Tante, però comunque per uno che non ti vede, pensa è un attaccante in crisi, per uno che come noi ti ha sempre visto giocare, ha sempre saputo che eri sul pezzo, che mancava solo il gol, perché per il resto facevi un gran lavoro per la squadra. E questo mi fa piacere, è quello che volevo comunque far passare. L'importante, come dico sempre, è l'obiettivo di squadra. E i risultati stanno arrivando, quindi non c'è miglior cosa. Adesso sei arrivato a 6 gol. Insomma, avevi iniziato forse a sentire anche il fiato sul collo di Varas adesso di Liguori stasera, no? Diceva, bisogna che mi sblocchi. Sì, no, ce n'è sempre bisogno. Senti, una partita in cui è vero che hai fatto il terzo gol, però sei stato partecipe importante anche nella realizzazione degli altri due. Sì, cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra, del gruppo, e l'obiettivo finale deve essere uno, la vittoria, vincere sempre, poi vincere aiuta a vincere. Non era facile stasera comunque scendere in campo ancora una volta sapendo che il Mantova aveva già vinto, che la Triestina aveva già vinto, insomma avete sempre questo scoglio in più da superare anche dentro di voi forse? Sì, e questo è un segnale che vogliamo darci, sempre ogni volta ci mettiamo alla prova e secondo me è un gran segnale di forza, perché non è facile poi andare in campo e sapere che devi vincere per forza. Noi stiamo facendo bene, è quello che volevamo e l'abbiamo voluto fortemente, ci siamo riusciti. La partita peraltro è stata una delle poche, credo, in cui non avete sofferto, perché l'avete aperta, chiusa e poi non c'è più stato nulla da dire, e anche hai fatto espellere, prima ammonire e poi espellere un avversario. Sì, abbiamo iniziato bene, siamo partiti forti, eravamo carichi e siamo riusciti fortunatamente a metterla subito sui binari giusti, quindi poi il gioco e i gol vengono da sé. Forse Fiorenzuola ha provato all'inizio a giocarsela, poi invece si è chiuso, avete fatto un po' di fatica, però forza di far girare la palla, forza di cercarvi l'uno con l'altro, il gol è arrivato e poi andate in discesa. Sì, come è normale che sia, sapevamo che loro sarebbero venuti a fare una partita importante, solida, e che potevamo trovare pochissimi spazi, quindi siamo riusciti a trovare la strategia giusta. Venerdì adesso Triestina, poi Mantova, insomma sono due partite che in qualche modo possono dirci qualcosa sul vostro futuro, no? Ma sì, come ogni domenica, se perdevi oggi ci avrebbe comunque detto qualcosa, quindi noi siamo sul pezzo, lavoriamo giornalmente per riuscire a fare qualcosa di importante. Però insomma, una alla volta, prima c'è la Triestina, un bel avversario tosto anche questo. Assolutamente sì. I tifosi cosa vanno detto quando siete andati sotto, no? Insomma, avevano già iniziato a fare i cori in vista di Trieste, perché insomma è un derby. Sì, erano contenti, noi ci fa gran piacere, ci danno una grandissima mano. La dedica? Dopo chiudiamo? Tutta la mia famiglia, la mia compagna, che sono sempre con me e mi spingono forte. Ma quando non segni poi magari sei di malumore, non so, non credo. No, l'importante è vincere. L'importante è vincere, no. Grazie allora. Grazie a voi. Sono contenti anche la compagna e la famiglia, certo.